Ciao, sono Fabio, 30 anni, vengo da Vibo Valentia. Ciao, sono Alessandro, ho 27 anni e vengo da Torino. Sono Melons sul blog. Ciao, sono Marco, ho 22 anni e vengo da Venezia. Ciao, io sono Giovanni, ho seguito la Mito fin dai primi bozzetti e per me oggi sarà una grande emozione provarla. Tu hai da 140. 147. No, non è quello. Tu hai il 284, secondo sì. Me. Già quello questo... là mi sorprende a volte. Questo è 305, quindi puoi immaginare. Oggi parliamo del selettore DNA nella posizione all-weather. Due cose fondamentali succedono in questa posizione. La prima è la taratura dell'ISP, molto più sicura, un po' conservativa, ma in modo tale di non avere nessun problema né di sottosterzo né di sovrasterzo. In seconda differenza, il dialogo che c'è tra l'ISP, quindi il sistema di sicurezza, e l'EPS, l'Electric Power Steering. L'ISP che vede che la macchina va via manda all'IPS un ordine per generare un controsterzo da solo, quindi automaticamente il volante controsterzerà o automaticamente suggerirà al driver di controsterzare. Giocando su l'ISP, quindi massima stabilità, e questo dialogo EPS-ISP abbiamo reso una macchina molto più facile da guidare e molto più sicura. L'abbiamo anche fatto provare a persone non esperte per vedere un po' qual era il loro feeling e tutti ci hanno detto e si sono anche rivelati molto più in fiducia col sistema, capaci di guidare più veloce e più in sicurezza. Ok, e lì è controsterzato, da sola. C'è stato un avete visto la decelerazione? C'è stato un leggero accenno di partire sulla destra, perché ho provato di mettere le ruote un po' sull'asciutto. Subito? Corretto, subito. Vale il discorso che lì accelerò a fondo, però avete sentito, magari non lo sentite, però anche lì accelero a fondo, senza quello che dicevo avremmo finito proprio dritto, no? Non so se sono sudato per l'emozione o per il caldo, ma non lo tagli dalla strada, incredibile, è portato al limite proprio.